Ancora ombre sulla situazione dei lavoratori del contact center INPS, prosegue la vertenza sull'internalizzazione del contact center, una faccenda che tiene con il fiato sospeso migliaia di lavoratori in Italia. 530 sono quelli all'Aquila impegnati sulla commessa INPS nelle società Comdata e Network Contact. Ad oggi tutto è ancora in una fase di nulla di fatto, perché la società INPS Servizi, società in-house partecipata da INPS, alla quale saranno affidate alla scadenza degli attuali contratti di appalto le attività di contact center verso l'utenza, sembra non voler indietreggiare rispetto all'assunzione tramite procedura di evidenza pubblica, rinunciando alla cosiddetta clausola sociale, che garantirebbe invece l'acquisizione del personale da parte della società che entra. Il fatto che l'organico dirigenziale di INPS Servizi non sia ancora completo sta rallentando il processo. Molte questioni sono ancora al palo. Il contratto di servizio con INPS non è stato ancora firmato. Questo avverrà nelle prossime settimane. Dopo la firma dell'accordo di servizio, l'azienda predisporrà il piano industriale, che da INPS verrà presentato i primi di marzo. Ad oggi, però, non c'è nessuna garanzia sul mantenimento dei livelli occupazionali né sulla tipologia di contratto di assunzione, che dovrà essere uguale per tutti i lavoratori. Sindacati e lavoratori da tempo, come si sa, hanno intavolato questa battaglia, che per ora però non vede ancora la fine. A valle di tale incontro, come SLC Fist e Wilcom, rimangono le nostre grosse preoccupazioni. Non ci sono state date nessune garanzie che il processo di reinternalizzazione così visto da INPS Servizi garantisca il perimetro occupazionale, economico e normativo. Anche l'emendamento emanato appunto dall'ultima legge di bilancio è interpretato da INPS Servizi come l'unica strada da percorrere per reinternalizzare l'attività sia semplicemente quella della selezione pubblica, cosa contraria, e abbiamo ribadito che per noi è la clausola sociale, la legge che deve essere utilizzata in questo processo. A valle di ciò, l'emendamento lascia pure anche grande spazio a trattativa con il sindacato e noi abbiamo dato piena disponibilità a costituire i tavoli per concertare il processo di reinternalizzazione, ma mai senza dimenticare, senza abbandonare quella strada che sarà perseguita da noi di pressione politica affinché in questo processo l'unica legge da applicare sia quella della clausola sociale.